Ciao a tutti cari fan del mio viaggio a Torino, adesso ci troviamo nel quartiere di Mirafiori e adesso vi farò vedere un po' questa zona. Allora, mentre facciamo questo giretto, vedete qua c'è un bar. Tra l'altro andiamo adesso in via Guala, piazza Guala. Così si vede la zona. E andiamo sotto i portici, però nel frattempo facciamo un po' un discorsetto, cioè allora il punto è questo. Intanto vediamo cosa c'è qua. Ah, un negozio di cucina. Comunque riprendiamo il discorso. Allora, cosa succede? Che in pratica voi avete notato ultimamente che Nello sta andando in vari locali, come avevo già detto in passato, in realtà è praticamente sono insomma delle sue pause pranzo, in pratica, in cui praticamente l'azienda per cui lavora gli fanno degli sconti e allora lui ci può andare. Non sono video sponsorizzati, ovviamente, meglio dirlo perché purtroppo queste cose le piattaforme le vogliono sapere se lo sono oppure no. Intanto vi faccio vedere tutta questa parte qui sotto i portici e in pratica sono video amatoriali che servono proprio per far crescere i nostri canali social. Infatti ultimamente quando ho fatto il sondaggio, se vi ricordate, per vedere come poter migliorare i nostri canali, in realtà varie persone ci hanno chiesto di poter far vedere proprio i locali, ma non solo i locali, ma far vedere anche un po' la nostra vita quotidiana, poche parole, no? Proprio perché alle persone piace vedere anche l'intrattenimento, non solo la città. Quindi, intanto mentre io parlo vi faccio vedere. E, vedete, guardate, lì ci sono vari negozietti. Allora, vediamo un po' cos'è che c'è lì. Allora, il punto è questo, che in pratica le persone vedendo le azioni quotidiane poi alla fine vengono più intrattenute e loro mi hanno chiesto proprio questo in varie piattaforme, ma alla fine noi lo faremo, ma non sempre. Però quello serve proprio per far crescere in realtà i nostri canali, perché è così, le piattaforme purtroppo spingono molto di più quei video che non sono proprio tanto elaborati, quelli tipo di alto livello, diciamo così, e poi tra l'altro una volta quelli, i video dei viaggi come stiamo facendo noi, alla fine cosa succedeva? Che prima c'erano tante visualizzazioni, tempo di visualizzazione, le persone praticamente amavano questi tipi di contenuti. Aspettate che qua ci sono troppe macchine e tanto mentre ci siamo vediamo un po' la piazza. Aspettate che qua è un po' macello. Aspettate, interrompo un attimo il video e poi vediamo. Infatti, come vi dicevo prima di attraversare la strada, questi video andavano proprio alla grande ed erano quelli più quotati. Purtroppo al giorno d'oggi non è più così, ma le persone purtroppo preferiscono quei tipi di video ed è proprio per questo motivo che dobbiamo un po' cambiare anche noi, come stanno facendo un po' tutti che si stanno adattando a fare queste cose. Perché
se uno vuole crescere deve fare così per forza, se si vuole avere un grande pubblico. Però io nel frattempo faccio così, stacco un attimo questo video per poi ricominciare un altro e vi farò vedere qua tutto intorno come è fatto, perché vi sto vedendo che c'è il mercato.